fuiste un bien, como un color nuevo en mí, diste un mar para mi alma, diste en mí casi una rosa miel. Grazie Mauro Fiero, Gustavo Echenique alla batteria e Max Frapolli alla chitarra. Perché tengo? Credo che vuole. Te veo caminar por aquel tejado, sos un gran equilibrista, y tu andar es elegante. Ese es tu talento, me venís a visitar, pero hoy no puedo verte, no estoy lista. Estuve una semana muy mal, pero muy mal, y no soy pesimista, pero algo pasó desde que volé dentro de una caja por una autopista. Creo
hasta un lugar donde no sé quién sacó. Paso a buscar para recorrer juntos otra vez los pastos y el cielo. Pero algo pasó desde que vos. Creo che volé del nuovo disco, il recente disco Cuerpo Eléctrico. Poi abbiamo fatto il primo brano Fuiste un Bien, che è una canzone che ha i suoi anni. E adesso, perché vedo che il mio... Ecco, perfetto. Questa è una canzone che si chiama Nada. È una poesia di una poetessa uruguayana, il suo nome è Sara de Ibáñez. Cerrado estaba el jardín y dentro una rosa muerta, cerrado estaba el jardín, cerrada la puerta. Toda la luz de la rosa gozó encumbrado de fuego, toda la luz de la rosa y el ámbito ciego. Fuera andaban las abejas, zumbaba un viento de oro. Fuera andaban las abejas, el limpio coro. Muerte tan muerte aquella, dentro en el jardín cerrado, ni flor, ni polvo, ni huella. Fuera andaban las abejas, zumbaba un viento de oro. Fuera andaban las abejas, el limpio coro. ¡Echenique! We'll be right back.
anche questo brano che si chiama Fabbrica, si trova sul recente disco Corpo Elettrico. E voglio anche salutare tutti gli amici e le amiche che ci seguono, che stanno seguendo questo streaming dall'Uruguay. Un abbraccio a tutti, Fabbrica. Como una fábrica abandonada, con recovecos, pasillos y pisos enteros que desconocemos. No movemos a tientas con el riesgo permanente de pisar vidrios rotos o caer por una escalera. Nuestra mente es un cine proyectando en el vacío. De la fiesta de fin de año a la que no fuimos, nos quedamos en el living mientras giraba el disco, las cosas se ordenaban al subir por esa escalera. Volar, 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 radar. Lámparas iluminando emociones, las canciones, polen, estufas, alfombras voladoras. La casa está abierta, te pido visitante que no hagas desastre. Déjala volar como enredadera. Direcciones, el vuelo, los recuerdos son sueños en acción. Conectar con las plantas vecinas, la canción. Sobre esta tierra de esas flores había más. Me acuerdo cuando con ellas me gustaba ir a jugar. Ramos de flores buenas, primulas rubias, hojas de pan. Donde escondí mi cristal azul.
che bella serata. E adesso? Oh, che bello. La prima canzone, un po' una storia che racconta il percorso della musica, dalla prima canzone fino ad oggi. Che bello incontro, che bello che siamo tutti qua. La prima canzone, che è il centro di tutto questo, la canzone, la musica. La musica muove tutta questa struttura gigante. Vai. La primera canción sucede sin saber, es un soplo de aire besando tu guitarra. La primera guitarra es sorpresa, es querer, te enamora vibrante, tiene olor a manzana. La primera manzana, redonda y seductora, volvió mi boca estrella, crujiente y sonora. La primera estrella que en la noche vi caer, fue un regalo, un misterio, alegría de ver. Primera alegría, no sé cuál habrá sido, emoción de abrazo, emoción de respiro. La primera emoción, emoción de la vida habrá sido tomar aire y sucede sin saber, es un soplo de aire que se cae en la alfombra. La primera alfombra que te llevó a volar, me paseó por infinitos planetas azules. Los primeros azules que vi fueron mares, los crucé en un barco para volver a mi casa. La primera casa, que tú ves mi cuerpo, y en mi cuerpo habita la canción que intento. Fatta Mauro su al Monte Bre, però pensando un po' all'Uruguay. Sueñar y esperar que mañana todo irá mejor y vas a ver brillar el sol aguantando corazón. Ríe sueña como estrella que mirando va el camino, pronto va a clarear y la espera pasará. Un día de colores llega, un día con amor.
escuchar que la voz con tu poder irá cantando al cuore va a sanar y esas flores nacerán. Pecho abierto como el mar, Uruguay, oh, 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 un día de colores llega, un día, la ya, la ya, la ya, un día de colores llega, un día. Il brano che facciamo adesso? Scintillì. Scintillì? Ecco, facciamo i scintillì. Parte. Parece un vacío, parece, pero debajo lo ves. Parece un vacío, se puede ver millones de estrellas, partículas brillantes, minúsculos reflejos, focos, destellos que se encienden y se apagan una y otra vez. Déjame pasar por aquel puente hasta ese lugar donde estás. Llevo un ramo de flores, frases elegantes, dulces, fluorescentes y además llevo una copa verde para celebrar. Caminando, caminando desde la duna, siguiendo las luces que llegan a vos. Y en este camino dejaron esquelas, algunas señales que apuntan al sol. Un pájaro blanco, una serpiente y un pez latiendo, una ardilla de ojos grandes me dio la indicación de seguir la huella cierta que marca el corazón. Vacío,
parece, pero debajo lo ves. Parece un vacío, se puede ver. Parece un vacío, parece, pero debajo lo ves. Parece un vacío, se puede ver. Parece un vacío, parece, pero debajo lo ves. Parece un vacío. Ma è anche carina la storia che non c'è il, che non c'è la, come si chiama, l'applauso. È una nuova esperienza, vero? È interno. Allora, intanto facciamo così. Ci prepariamo per, che diria la gente? Ah, limon. Limon. Anche del recente disco. Estás sin saber, un sin sabor, sin saborear, no lo sabrás, solo podrás sentir el gusto al sol cuando la sal no sale más. Déjate de lamer ese limón, ese jugo te va a secar. Déjate de lamer. Ya te hizo mal cada vez que tragas, cada vez que tragas las gotas. Quiere bailar, pero tu mente y tu alma están en otro lugar. Se ve que algo anda mal, se ve que ya no te encontrás. Dejate de lamer ese limón, uní todo tu ser brillando al sol. Dejate de lamer ese limón, volvé a ser como. Di Alfonsina Storni, che direbbe la gente, che diria la gente, ricordate ma sia in un dia fortuito per ultra fantasia, me tiñere il cabello di plateado, violeta, usare a peplo grigo, cambiare la pianeta, por cintillo di flore, me sotiso cammine, cantare por las calles al compás de violines o dijera mis versos, recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas. ¿Qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta? ¿Está? Por cintillo de flores, por cintillo de flores, miosotis, jazmines, cantara por las calles al compás de violines o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertando mi gusto de vulgares mordazas. Ah. Irían a mirarme cubriendo las aceras, me quemarían como quemaron hechiceras, campanas tocarían para sumar amistad. La verdad que pensarlo me da un poco de risa.
la gente vuota ad ogni follia. Se in un giorno fortuito per ultra fantasia mi tingessi i capelli di viola ed argento, mettessi un peplo greco con i capelli al vento. I capelli al vento. Con un serto di fiori gelsomini, cantassi per le strade al suono del violino, dicessi i miei versi correndo per le piazze con il gusto libero da volgari corazze. Affollando le strade verrebbero a guardarmi, come una strega vorrebbero bruciarmi, campane suonerebbero per richiamare messa, a ridere pensandoci da sola mi son messa. Stiamo arrivando alla fine, facciamo questo brano che è da tanto tempo che facciamo, si chiama Extraño esa sensación. Siete tutti pronti? Non vi immaginate la quantità di persone che hai qui nello studio. Questa canzone l'abbiamo fatta tanto tempo fa, assieme a Claudio. Allora, c'è sempre qui con noi. De pasar las horas solo con vos, y será que todo ya se fue así nomás, vos no me tenés. Para que este día sea mejor, ya intenté hacerte sonreír y no ves esa parte de mí. Para que este día sea mejor, yo me voy si no te puedo decir, yo me quedo si no sabes seguir. See?
l'ultima. Grazie a tutti e a tutte. Grazie Max, Mauro e Gustavo. Poter sonreír. La 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 la. Me hicieron mal, quise volar sobre tu mar, abrir el sol, fui tocando fondo en tu corazón, después caí en la ilusión de tu color, no pude ver la luz que me encandiló, buscando más solo en tocando mi espalda, quería jugar y lo siento, no hay tiempo para volver a empezar, para poder sonreír, lo siento. La flor, una canción, tiempo de luz, fuego entre dos planetas acercándose en el lugar donde la voz quiere cantar. La, 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 las palabras más lindas se tienen que dar. Viste tu voz, di mi canción, vi. Todo tu ser entero aquí se quedó y lo siento, no hay tiempo para volver a empezar, para poder sonreír, lo siento. Lie, 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 ser entero aquí, se quedó todo tu 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 ser entero aquí, se quedó. La 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 la. In diretta da Losone, dallo studio di Mauro Fiero, Rossana Taddei, un applauso che arriva da casa sicuramente e dai nostri tecnici, un piccolo jingle e poi parleremo con Rossana.
Ed eccoci tornati in diretta dall'Ozone. Voglio ricordare Officine Sonorum, un'iniziativa, questa è la seconda serata, a favore del settore dello spettacolo e degli eventi che a causa del Covid-19 si è dovuto bruscamente fermare, con conseguenze catastrofiche a livello economico, sia per quanto riguarda la tecnica sia per quanto riguarda ovviamente il personale, che è fermo. Volevo intanto ancora ringraziare Rescue Media, Even More, M, Ibex Media, Angie TV e Elisabeth La Rosa, che è la nostra fotografa di scena. E adesso sono molto felice di ospitare un sangue caliente, metà ticinese, metà, come si dice, dell'Uruguay, uruguayense? Uruguayana. Uruguayana. Puoi dire uruguascia. Uruguascia. Uruguascia mi piace di più. Benvenuta. Grazie a te. Personaggio conosciuto tantissimo in Sud America, tanto anche in Ticino e in Svizzera. Faccio un attimo un po' il punto della situazione. Nasci Montevideo, poi già un anno ti trasferisci in Ticino, fino ai 12 anni. Giusto. Perfetto. Poi prendi una nave con mamma, papà, sorella, fratello e un bassotto. Esattamente. 15 giorni di navigazione. Come sai tutte queste cose? Me le hai dette prima. Ah, ero io, mi sono dimenticata. Eri tu? Sì. E poi comunque fai ancora una capatina in Europa nel 1985, perché vinci un concorso, l'Air du Temps, e vinci un festival sovvenzionato dal governo spagnolo in Sud America, e vai a fare una finale a Parigi. Sei stata affascinata da Parigi. Veramente, sì, sì. Poi quello era più o meno anno 85, io avevo 15 anni e avevamo preparato un trio assieme a due amiche per presentarci in questo concorso L'Air du Temps che organizzava l'ambasciata di Francia. E il primo premio era viaggiare a Parigi. Questo festival si realizzava in tutto Sud America, vuol dire che c'era un rappresentante per ogni paese del Sud America. Noi rappresentavamo l'Uruguay con moltissima allegria, perché eravamo veramente giovani, 15 anni. E questa esperienza mi ha fatto capire che magari quella era la mia strada, che a me piaceva tanto viaggiare, la musica, e anche se in quel momento non avevo fatto ancora le mie proprie canzoni, poco a poco la strada si è fatta anche da sola. Sì. Quindi l'arte di famiglia, ricordiamolo, nei tuoi parenti ci sono diversi artisti, e l'arte scorreva nelle tue vene già quando eri giovane, hai preso il cammino della musica. Esattamente, si respirava tanto l'arte in casa, mio padre era pittore, artista plastico, il zio nonno anche Luigi Taddei, che è stato un po', diciamo, la guida di mio padre Giulio Taddei Dominguez. E poi, certo, a casa c'era sempre questa modalità, anche nel pensiero, nel modo di vivere, nel prendere la vita in modo anche poetico ed essere positivi. Tutte queste cose con l'arte, la musica, le canzoni e seguire l'istinto anche dell'arte, e poi certamente prepararsi, no? Studiare tanto, lavorarci tanto, e infatti è già da 30 anni o più di 30 anni che questa è la mia strada, la mia vita e il mio modo di vivere e di sopravvivere adesso e di sopravvivere, la musica e le canzoni. L'arte è sinonimo di fusione di idee, di fusione di concetti, rielaborazione di concetti, e tu mi dicevi proprio che tu hai una certa difficoltà a dare un genere musicale a ciò che tu componi e suoni e canti. È una sorta di fusion, ma il fusion non è solo quello che si dice normalmente jazz, ma il fusion può essere qualsiasi cosa. È vero, può essere qualsiasi cosa. È il modo di vestire le canzoni. Alla fine è un dire, è un seguire passo a passo tutti i giorni le emozioni, quello che uno vede, assorbe. Questo succede quando uno è attento a creare, no? Che quello è il tuo, nel senso, il mio, è quello che faccio tutti i giorni, osservare e dopo componer. Però queste composizioni partono non sempre solo dalle parole, prima da una poesia, che sono poesie che magari a volte si scrivono non pensando a fare una canzone, ma che dopo diventano canzoni. Può essere riadattata, in un riadattata. Certo senso. E poi diverse canzoni o idee o sensazioni o emozioni, che quello è il fine della canzone, è trasmettere le emozioni, ma anche
creare questo ponte tra, tra l'altro e quelle parole, quelle musiche. Nel mio percorso ho capito, ho sentito, o mi nasce pensare a questa canzone con, non come un solo stile, ma una possibilità di gestire queste parole in confronti con la musica e che questa musica accompagna quel, quel voler dire. Ma non deve essere solo, per esempio, uno stile fisso, no? Blues, nel mio certo. caso, o folk, o pop, o punk, o sennò giocare con poter miscelare tutte queste, questi colori alla fine, che la musica e i colori e le vibrazioni, le emozioni e le parole vanno tutte assieme, però mi piace un po' giocare nel senso di non rimanere solo in uno stile. Questo certo. è il mio percorso. E lo abbiamo sentito stasera perché è veramente una session molto interessante, vibrazioni differenti, tutte però con questo fil rouge molto caldo. Complimenti, è stato veramente molto bello. Grazie. Continuiamo la tua storia. Nel 2000 decidi di ritornare in Svizzera. E nel 2008 Jackie Marti ti invita a Estival Jazz. Com'è stato per te, comunque legata al Ticino, anche con il sangue, salire sul palco di Estival Jazz? Bellissimo, poi veramente è stata una sorpresa per me. Ero a Montevideo nel 2008 e ricevo questa telefonata di Jackie Marti che veramente mi ha scioccato, mi ha emozionato tanto, mi ha fatto anche molto piacere che potevo viaggiare dall'Uruguay fino alla Svizzera con la mia band che avevo in quel momento in Uruguay, che eravamo 7 musicisti assieme. Abbiamo fatto questa esperienza ed è stato un momento nella nostra vita molto intenso, perché c'era un piccolo stacco. Ci sono stati, non so, 7-8 anni prima del 2008 che io non rientravo in Ticino. Allora questa è stata una bellissima opportunità anche per registrare un disco alla RSI, un disco che in quel momento Pietro Bianchi mi ha invitato a fare questa produzione, si chiama Feliz. E dopo di quel disco 2009, Feliz si è anche, come si dice, si è presentato anche a Buenos Aires, in Argentina, con una ditta che l'ho preso di là. E così è successo che dopo il 2009 praticamente tutti gli anni rientrava in Ticino 2-3 mesi e sempre c'era piccola tournée che poco a poco ha cominciato a aprire anche frontiere qui in Europa, nel senso andavamo per esempio in Spagna, Madrid, Barcellona, Valencia, eccetera. Bellissimo. Tanti posti anche in Italia e così via. Francia, Parigi l'anno scorso e poi in Sud America tanti altri concerti in giro, no? Tipo Colombia, Cile, Brasile, Argentina. È da tutta una vita che faccio questi concerti. Bellissimo. All'inizio di questa serata, appunto, abbiamo detto che avremmo avuto come ospiti questa sera anche un DJ e anche un attore conosciuto e che lavora ad Hollywood. Purtroppo per il maltempo non sono potuti venire, però mi voglio riallacciare a questa cosa, perché l'arte non è fatta di compartimenti stagni, ma l'arte si mischia, l'arte si evolve insieme, quindi siamo tutti sulla stessa barca con questa problematica, attori, DJ, musicisti, tecnici e quant'altro. Mi hai parlato di una cosa estremamente interessante, cioè la musica teatrale, la musica per film, e addirittura hai portato in musica, senza, per non sbagliare, poesie di Shakespeare e poi l'altro non lo trovo. Mi puoi aiutare tu? Sì, sì, certo. Hai trasformato appunto le poesie, le hai tramutate in musica. Sì, sì. Di Shakespeare non ancora, però magari mi hai letto il pensiero perché ho un piccolo progetto lì. Ok. Però okay. Questo è stato un intuito tuo, no? Io ho fatto mi sono confuso. Sbagliato. Ho fatto un disco su poesia di poeti, sia donne che uomini qui del Ticino, 100 anni di poesia, un disco che si chiama Tra cielo e terra. E poi ho fatto anche un disco su poesie musicate di poeti e poetesse uruguayane. Bellissimo. Questi due sono due passioni anche, cercare di mettere in musica le poesie.
E poi ho fatto delle collaborazioni, sì, con delle pièce teatrali che mi hanno invitata a fare queste collaborazioni, dove si impara tantissimo, perché è assolutamente un altro linguaggio questo di creare musica per una pièce teatrale. È un rapporto molto interessante che si fa col direttore, o in questo caso è Marianella Morena, per tre opere, una direttora di teatro uruguaya molto conosciuta, e poi anche altre diverse cose con la filarmonica che ti avevo raccontato, di omaggi a una cantautrice, per esempio Maria Elena Walsh, che è una grande cantautrice argentina, e sono stata ospitata a cantare, nel senso, musica, canzoni, tutto si può mischiare, bienvenido. Si può mischiare, sì, teatro tutto. E anche l'arte visuale è una delle mie passioni. Tu sei arrivata da poche settimane, sei tornata in Ticino. Poco. Parliamo appunto, cioè il problema del nostro settore non c'è solo in Ticino, non c'è solo in Svizzera, non c'è solo in Europa. Com'è la situazione Covid in Sud America e a casa tua? Eh sì, purtroppo è tutto il mondo ormai, lo sappiamo già. Llover sobre mojado, diciamo noi, come dire, è una redundanza, no, parlare di questo. Però in Uruguay... succede che il Covid è stato abbastanza controllato nel senso sanitario, cioè non è che ci sono tanti contagi o tante morte, in questo caso, in questo senso è abbastanza bene, piuttosto controllato, però c'è una grande crisi sociale e anche economica, e quindi fortissima, anche, anche che il settore dello spettacolo è bloccato moltissimo anche. E poi non è poco a poco, pochi giorni prima che io sono rientrata in Ticino, che sono due settimane che sono qui, appena in quel momento si comincia un po' a fare qualche cosa, però con tanta paura, naturalmente con tante regole che non sono, diciamo che sono d'accordo che esistano, che non stanno equivocate, però è strano, è tutto molto strano, anche come adesso facevamo lo streaming, che non c'è il ritorno, non c'è del il pubblico, contatto. Allora noi sul palco, quando facciamo un concerto o quando cantiamo, durante 3 o 4 ore a volte in un concerto, hai bisogno del ritorno, certo. E questa energia perché fa... è un dare e avere, esattamente, questo succede però negli streaming o anche quando durante la quarantena, che dopo non erano più 40 giorni, erano 100 e dopo erano 150 e dopo, sai, non finisce più. Noi facevamo anche gli streaming da casa, però ne fai 2 o 3 e comunque c'è questa ida e vuelta, no? Che dall'altra parte ti mandano i cuoricini o che dopo sei sempre in contatto. Però è vero che è l'ultimo settore dell'industria, nostra industria è la musica, che empieza a svegliarsi. Però è uno dei più importanti, perché anche durante questo lockdown tutte le persone hanno bisogno dell'arte, hanno bisogno della poesia, della musica, abbiamo bisogno, è il nostro alimento spirituale. E l'essere umano ha bisogno di consumare quotidianamente arte. Il tema è che arte. Dobbiamo, ed è normale, però la parola consumare si liga o va più, l'attendiamo più con altre cose materiali, no? Allora stiamo dimenticando che questa parte, che è l'alimento spirituale di noi esseri umani che siamo sensibili, abbiamo bisogno di questa... Certo. Di ricominciare, come diceva anche Mauro, di riprendere in un altro modo, di ricreare modi, dimenticarci un po' come era prima e poco a poco partire e iniziare una nuova esperienza che credo che la stiamo già realizzando. Il lato positivo penso che noi, anche noi ci vediamo, nel senso una persona va a vedere un concerto a chi vede, chi è sul palco. Da lì parte, dal creatore, da chi è che ha creato la musica, il musicista, il direttore, certo. Chi ha l'idea, chi ha questa idea che non arriva, non si può comprare, esiste in una persona che la sviluppa durante magari tantissimi anni e riesce a fare questo che è l'arte, che è creare qualcosa. Però per fare l'arte non puoi lavorare 8 ore in un ufficio o non puoi lavorare... su quella cosa, devi non fare arte, è proprio una cosa zen, allora dopo certo. La fai, però lavori tutto il giorno, certo. E dopo quando c'è questa canzone, questa opera, questa pièce teatrale, dopo avviene l'equipo, dopo la devi registrare, dove vai? Vai da uno studio, chi e chiami e chiami questi musicisti, la promozione, poi la metti, dopo arrivano i ballerini, dopo fai un... e così si muove tutta la certo. Macchina. Certo.
Dicevamo anche tre settimane fa che questo periodo può portare comunque qualcosa di positivo, perché forse noi esseri umani ci siamo abituati a prendere l'aereo troppo e anche per niente, di viaggiare inutilmente, di comprare inutilmente prodotti che alla fine non ci servono. Tu pensi che come esseri umani ci ricorderemo una volta passata questa cosa o ritorneremo nello stesso identico caos e consumismo e stress emotivo? Penso che è bello parlare di questo e far coscienza di questo, che ognuno nel suo lavoro interno tenta di continuare un po' con questa parte positiva che ha questa situazione, che è revalorare alimentare lo spirito, crescere, essere, esatto, anche avere un po' di tempo per fare cura delle emozioni, dei rapporti e di capire che non è tanto veloce che dobbiamo andare, che non è che dobbiamo anche non è una la vita tanto. Non è una corsa e magari conviene anche vedere non solo posti lontani, ma magari andare a scoprire una valle che abbiamo qui dietro, che questo, sono vent'anni che non guardiamo, no? Di cuore penso che ognuno nel suo inconscio e anche nel suo pensiero tranquilli a casa questa cosa la senti, perché è la nostra natura e non era naturale come si viveva. Certo. Però abbiamo anche questo specie di tic, no? Che sarebbe qualcosa nel cervello dove eravamo abituati a fare una cosa e vogliamo continuare a fare questa cosa. Certo. Però penso che ognuno deve poco a poco riprendere il suo cervello e riorganizzarlo un po', però non so se sarà così. Perché e tu mi hai chiesto cosa pensi, che succederà o no. E non voglio essere negativa, ma speriamo, però... Questo ritornare alla tradizione, ritornare al piccolo, al paese, al prodotto locale potrebbe anche ispirare qualcosa nell'arte. Tu certo. Non ti viene voglia o hai capito qualcosa da mettere nelle tue canzoni in questo periodo? Sì, però ti dico io, anche se la mia vita era, nel senso, non c'è un momento di stare inquieti. Perché la musica è quando tu hai una tournée, per esempio, vai da un posto all'altro e così via. Però io avevo già un po' capito questa cosa e vivevo in un posto magari molto tranquillo, anche se è vero che il Ticino è abbastanza verde, abbastanza tranquillità, ma non so se c'è tanta connessione con la natura o sì o no, questo lo sto valutando un po' poco a poco. Però penso che nel mio caso personale sento che nelle canzoni c'era già un po' anche questa, come un capire prima che stava succedendo questo, nelle parole. Avevi un presentimento, una sensazione. Anche in alcune delle mie poesie o cose che scrivo, le ho lette durante la quarantena, dicevo ma questo è proprio quello che sta succedendo, che a volte... capita, perché siamo un po' in connessione con altre cose quando stiamo creando. E il tempo non esiste tanto. Allora magari avevo già un po' capito che stava succedendo qualcosa un po' strano. Rossana, grazie mille. Speriamo che grazie il tempo invece esista per poterti a breve vedere su un palco qui nel Canton Ticino, nel resto della Svizzera. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie a te. Grazie.